Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz. Io sono Riccardo Zago. Anche quest'oggi concludiamo la settimana con la rubrica Caffè e Mercati, partendo come sempre dal calendario economico. Abbiamo diversi dati quest'oggi, ovviamente l'attenzione è concentrata tutta alle ore 13:30. Attenzione, non 14:30, ma 13:30. Buste paga del settore non agricolo. Un dato molto importante, il dato sicuramente più importante in assoluto, susseguito ovviamente dal tasso di disoccupazione al 3,7%. Queste sono le previsioni, staremo a vedere. Prima però abbiamo altri dati interessanti. Perché? Perché abbiamo l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero in Germania, indice dei direttori degli acquisti del settore costruzioni in Gran Bretagna e poi dopo dato più importante, quindi buste paga del settore non agricolo e tasso di disoccupazione, abbiamo variazione nel livello di occupazione in Canada. Bene, e quindi molti dati importanti quest'oggi, andiamo ad aggiornare qualche grafico partendo come sempre dal nostro euro-dollaro che ieri ha fatto una sparata veramente importante da 1,13 proprio come mi aspettavo di 100 punti, quindi veramente un rimbalzo importante, attenzione perché sta già incontrando le prime resistenze. Dove le troviamo? Le troviamo proprio qui, area 1,1450, abbiamo le prime resistenze, poi dove le troviamo 1,1540, ve le segno con questa linea, ne abbiamo già parlato di questo livello 1,1540, ma voglio rimarcarlo perché è comunque molto importante. Una volta rotto 1,1540 e una volta rotto 1,16, a mio avviso poi il trend potrebbe anche cambiare, quindi da ribassista a rialzista. Per ora quindi operare da 1,1450, allora operare oggi potrebbe essere pericoloso in quanto troveremo sicuramente alta volatilità, quindi io direi che possiamo attendere la giornata di lunedì per valutare se entrare short o meno, ecco, quindi o da 1,1450 o da 1,1540. La mia view è comunque ribassista almeno per ora e almeno fino a che non romperà il livello di 1,16. Dopo aver visto euro dollaro voglio vedere AUD USD, perché ieri ho provato uno short da questi livelli, quindi da 0,7160. Ho voluto aggiungere Ichimoku perché il candelone di ieri è sicuramente non una marubozu ma quasi, insomma ha dato moltissima forza al cambio, al dollaro australiano, di conseguenza è stata rotta la Kijun, è stata rotta la trend line, ma attenzione perché abbiamo ancora la nuvola Kumo che ci offre delle resistenze interessanti e fino a che essa non verrà rotta non uscirò dalla posizione. Ovviamente ho alleggerito gran parte dell'esposizione in quanto non possiamo lasciare così tanto spazio, però vediamo di gestirla al meglio. Secondo me potrebbe stornare nella giornata di oggi, valuteremo quindi anche la chiusura. Quando cambierò idea qui, quindi quando poi andrò a cercare operazioni rialziste, ve lo faccio vedere quando questa linea verrà rotta, 0,73 verrà rotto al rialzo, perché sono i massimi precedenti e sono dei massimi anche abbastanza interessanti, quindi solamente dopo la rottura di 0,73 valuterò nuove posizioni rialziste. Passando a USD Yen, notiamo che il prezzo ieri è sceso abbastanza, siamo short a 113, oggi però ha recuperato ma comunque continua a testare il livello di 113. Vedremo come si concluderà la giornata odierna, mantengo le mie posizioni al ribasso. Voglio concludere con USD CAD che sta scendendo e sta raggiungendo la zona di 1,33. Quella è una zona interessante perché troviamo dei supporti. Attenzione perché oggi ci sono dati importantissimi in America, quindi riguardanti il dollaro americano, ma dati altrettanto importanti in Canada, quindi questo sarà sicuramente uno dei cambi più volatili, quindi magari attenzione a entrare long da 1,33
piuttosto attendere il minimo di questo candelone, per quindi prendere qualche eccesso di volatilità. Ricordatevi comunque, come ho già detto in precedenza, che io personalmente entrerò long da 1,29, quindi voglio attendere dei ribassi più importanti, ma comunque indico che un eccesso di volatilità in area 1,90, in area 1,29,73 potrebbe essere il livello corretto. Anche West di HF sta scendendo, attenzione, vedremo se questo è solo un retest di questo di questa rottura, oppure se da qui si inizierà a scendere e poi si andrà a 0,9750, dove entrerò in posizione al rialzo, come già detto diverso tempo fa. Io con questo ho concluso, vi ringrazio, auguro una buona giornata a tutti e un buon weekend. Ci vediamo quando? Ci vediamo al webinar del lunedì delle ore 18. Buona giornata e buon trading a tutti.